Fedez da Paolo Bonolis, la verità sulla gravidanza di Chiara Ferragni. Paolo Bonolis ospita Fedez, tutto sulla gravidanza della Ferragni. Tra gli ospiti della seconda puntata di questa quinta edizione di Chi ha incastrato Peter Pan? Il programma condotto da Paolo Bonolis, sempre con i bambini come protagonisti, ci sono stati i rapper Illungax e Fedez e quest'ultimo ha parlato della sua relazione con la fashion blogger più famosa d'Italia, Chiara Ferragni. Una dei piccoli protagonisti ha chiesto espressamente al cantante se davvero avrebbe avuto presto un figlio, domanda alla quale il rapper ha risposto un eloquente no, smentendo quindi tutte le voci circolate in questo periodo su una presunta gravidanza della sua compagna. Fedez ha dovuto anche rispondere a una domanda riguardante la proposta di matrimonio fatta alla sua fidanzata durante una data del suo tour comunisti col Rolex, lo scorso 6 maggio, affermando di aver avuto molta paura che la risposta ottenuta sarebbe stata negativa, perché il giorno precedente lui e la Ferragni avevano avuto una pesante discussione. Dietro le quinte è partito il Toto Chiara. È stato il commento di Illungax, a riprova della situazione precaria. È stato il brano Vorrei ma non posto, realizzato proprio insieme al collega Illungax, che ha permesso a Fedez di conoscere meglio la fashion blogger, infatti è difficile non ricordare la frase della canzone che cita la Ferragni. Fedez e Chiara Ferragni, da Paolo Bonolis la verità sulla gravidanza. Durante l'ospitata del rapper milanese Fedez nel programma condotto da Paolo Bonolis, in onda su Canale 5, abbiamo quindi appreso che lui e la influencer di fama mondiale Chiara Ferragni non diventeranno presto genitori, come si era vociferato nell'ultimo periodo a causa di alcune foto sospette della Ferragni al Festival di Venezia. Tuttavia per i due, che fanno coppia fissa, ufficialmente, dall'ottobre dello scorso anno, si prospetta comunque un futuro insieme e di importanti successi. Chiara, come testimoniano le fotografie postate sul suo profilo Instagram, in questi giorni si trova a Parigi a presentare la sua collezione di moda. Fedez, invece, è reduce dal successo del suo ultimo album, pubblicato proprio quest'anno, Comunisti col Rolex, interamente realizzato con Illungax, che contiene, oltre a Vorrei ma non posto, anche i singoli Assenzio, Senza pagare e Piccole cose, mentre dallo scorso 14 settembre ha ripreso a vestire i panni di giudice nel programma X Factor, in onda su Sky 1, per la sua 11ª edizione. Accanto alla cantante Levante, alla produttrice discografica Mara Maionchi e al musicista Manuel Agnelli, con Alessandro Cattelan alla conduzione.